Trump e i repubblicani su tutte le furie dopo la scarsa credibilità assegnata da Facebook e Twitter a rivelazioni del New York Post su comportamenti non corretti del figlio di Biden in Ucraina. In aggiunta è stata sospesa temporaneamente la campagna di Trump per un tweet che definiva Biden un bugiardo. Nella notte italiana, in parallelo TV, lo sfidante democratico da Filadelfia e il presidente in carica qui da Miami si preannunciano scintille. In Florida, stato incerto potenzialmente decisivo, Trump e Biden lottano per il voto dei latini. Gennady Rodriguez gestisce un sito web molto seguito fra i cubani, 23 Flagger. La 23 è una strada importantissima a L'Avana, Flagger lo è a Miami. Gennady, avvocato, ha lasciato Cuba nel 2013. It's a totalitarian country. È un paese totalitario, comunista anche nel XXI secolo. Sentivo che non c'era nulla per me, sono venuto negli Stati Uniti per cercare libertà. Gennady, democratico, crede nel dialogo fra i due paesi. Biden è disposto, Trump invece per la linea dura.